Buonasera, siamo sul campo della Corneto Tarquinia. Questo è il biglietto del signor Attilio Rosati, col quale questa mattina ha assistito alla partita decisiva per la salvezza della squadra di Mister Ercolani. Siamo qui sul campo della Corneto con Attilio Rosati, opinionista dell'Extra, e con Fabrizio Ercolani, allenatore da quest'anno della Corneto Tarquinia. Beh, la prima considerazione da fare è che la squadra era fin dall'inizio, diciamo così, assemblata in maniera non appropriata, tanto è vero che ci sono stati grossi problemi con gli under. I fuoriquota sono stati la spina nel fianco di tutta la stagione, sono venuti a mancare quelli che avrebbero dovuto dare la spinta d'entusiasmo decisiva. Vorrei sapere dal mister proprio intanto per quale motivo sta carenza e poi come è riuscito nonostante questo a tirar fuori una squadra tutto sommato abbastanza equilibrata. Vabbè, gli under con la legge che c'è in promozione diventano fondamentali, quindi in un gruppo deve averne sicuramente più di tre, però comunque inizialmente eravamo un bel gruppo anche sugli under. Poi ci sono stati degli infortuni durante la stagione, come quello di Gianluca Fava che ha avuto un problema col ginocchio, oppure Bonaventura che ha lasciato la Corneto per andare a Vicolo Perconti, e ci siamo trovati un attimino spiazzati a dicembre, però comunque chi è rimasto fino alla fine ha fatto il suo e oltre, diciamo. Soprattutto abbiamo avuto un portiere giovanissimo, 96, che ha dimostrato esperienza da vendere, insomma, fra i pali, per cui quando una squadra si salva è merito di tutti, giovani e grandi compresi. Quindi il bilancio secondo te è positivo al 100% con la salvezza, o quale è la tua opinione, se è diversa da quello di un campionato comunque super positivo? Beh, una classifica corta come quella della promozione quest'anno, forse con i punti che abbiamo perso soprattutto nelle ultime giornate, con dei pareggi in partite che avevamo già vinto, pareggi all'ultimo secondo, potevamo benissimo essere al posto del Fiano che è venuto oggi in casa nostra, quindi in quinto o sesto posto in classifica. Però comunque l'obiettivo della stagione è la salvezza tranquilla, l'abbiamo raggiunto a 2 giornate dalla fine del campionato, per cui è un bilancio positivo al 100%. Mi sembra di capire che lei era partito con l'idea di giocare un 4-2-3-1 e poi invece in corso d'opera, anche dovendo fronteggiare diversi infortuni, diversi e anche qualche carenza d'organico, ha preferito fare un'altra scelta. La scelta è stata, secondo quello che si è visto, quella di adattare di volta in volta il modulo agli avversari. Ma questo ha comportato anche una certa attività di studio delle altre squadre. Dove ha trovato il tempo, il modo, l'opportunità della studiare tutte le squadre che ha dovuto fronteggiare domenica per domenica? Ma il tempo non tanto, più che altro non so i moduli che fanno le squadre, ma sui giocatori. Per cui un allenatore deve essere capace di adattarsi a quello che ha a disposizione. Volevamo partire un 4-2-3-1, però non ce l'avevamo nelle caratteristiche noi proprio per farlo, per cui ci siamo adattati un attimino a quello che avevamo, cambiando spesso e volentieri modulo durante tutto l'arco della stagione. Siamo passati da un 4-3-2-1, un 4-3-1-2, un 4-4-2 in casa, quindi ci siamo adattati a qualsiasi situazione. I giocatori sono stati bravi a capire. Ho visto pure un 4-1-4-1 fuori casa in una partita recentissima che poi è durata pochissimo perché c'erano proprio delle difficoltà oggettive, sì, però intanto l'ha tentato. Sì, abbiamo fatto un'iniziativa di tu, abbiamo visto che 4-1-4-1 andavamo in difficoltà sugli esterni, ci siamo abbassati con 4-2-3-1 per tenere un pochettino un po' più bloccato la fase esterna. Però comunque sono i giocatori che fanno i moduli, non l'allenatore. Se un allenatore vuole imporre il modulo suo e poi non c'è i giocatori, sarebbe sciocco, si fa del male da solo. La maggiore soddisfazione di questa annata e la delusione o il rimpianto più grande? Beh, la maggiore soddisfazione è comunque essere arrivati con un gruppo con il quale eravamo partiti fino alla fine, quindi non ha mollato nessuno nonostante le difficoltà, siamo arrivati tutti insieme fino alla fine lottando soprattutto nelle ultime giornate contro le prime in classifica, andandoci a prendere quei punti che avevamo lasciato per strada. Delusioni quando uno si salva non ce ne stanno in un campionato, per cui non ci sono delle vicissitudini, ci sono comunque degli episodi, però non c'è nessuna delusione secondo me. Volevo parlare un attimo dell'ultima gara. Oggi a un certo punto, al 32esimo, c'è stato il secondo gol. E sul 2-0 il Fiano Romano era piegato, diciamo così, non aveva più motivazioni per combattere. Tuttavia ho visto un atteggiamento molto difensivo da parte della squadra. Ha ripiegato lasciando metri e metri di campo. Forse se avesse tentato il classico arrembaggio dell'ultimo quarto d'ora avrebbe potuto arrotondare ancora meglio il risultato.
Tant'è vero che mi sembra che l'unica occasione che siamo andati giù abbiamo rischiato di segnare anche la terza rete, giusto? Certo, però comunque sia su un 2-0 a casa, anche in casa. Venivamo da altre partite, qui in casa vincevamo 2-0, poi abbiamo pareggiato alla fine due pari. Con la corrente vincevamo 1-0, abbiamo pareggiato uno pari. Abbiamo comunque, ci siamo abbassati giocando in ripartenza, senza cercando di rischiare il meno possibile. Contro una squadra che comunque era già salva, era venuta qua per fare la sua partita, non ci ha regalato assolutamente niente, però l'ultimo quarto d'ora, come hai detto te, atleticamente era calata. Per cui è stata pure una scelta nostra abbassarci per provare a ripartire. A sto punto la domanda più importante, quella che è d'obbligo. Te sai perfettamente che le stagioni si preparano adesso, quindi una programmazione articolata, lungimirante, può permettere di fare un campionato l'anno prossimo quasi o se non più agli stessi livelli di quest'anno. Bisogna sapere però quali sono le tue intenzioni, se la tua intenzione è quella di rimanere e di tentare di ricostruire nuovamente una squadra, oppure se i tuoi progetti sono altri. Ma io credo che adesso sia giusto finire prima il campionato, mancano ancora due partite, dobbiamo onorare fino alla fine il campionato. Andiamo con la Valle del Tevere che è seconda in classifica, abbiamo tolto punti a tutti e proveremo a toglierli anche a loro. Poi una volta finito il campionato sarà tempo e modo per metterci seduti e valutare tutte le varie opzioni che possono presentarsi. Quindi al momento è molto prematuro parlare del prossimo anno, secondo me. Con calma finiamo questa stagione e poi qual decidiamo. È la condizione sine qua non? Cioè la condizione che può stabilire, può decidere per il sì o per il no? Ma non esistono condizioni sine qua non, secondo me. Bisogna metterci attorno a un tavolino e dialogare, senza mettere out-out. Gli out-out nel calcio non servono assolutamente a niente. Però possiamo fargli in un'altra maniera la domanda. Alla luce dei fatti, rifaresti la scelta che hai fatto l'anno scorso? Alla luce dei fatti la rifarei molto volentieri, perché comunque sia la prima esperienza in promozione, ci siamo salvati bene, con un gruppo in cui mi sono trovato benissimo, per cui non... Anzi, ti direi che sarei stato uno stupido a fare altro tipo di scelta. Perfetto, io non, per il momento non ho altre domande. Noi lo salutiamo chiedendogli invece se, anche se ancora non è tempo di bilancio e mancano due partite, può dirci qual è stato secondo lui il giocatore che più l'ha sorpreso quest'anno, visto insomma che gli inizi erano anche un'incognita, soprattutto rispetto a certi nomi. Guarda, fare dei nomi singoli in una stagione del genere è difficile. Molti giocatori li conoscevo perché comunque ho fatto il preparatore dei portieri l'anno scorso qui alla Corneto, quindi tutti i giovani del posto li conoscevo e hanno dato quello che mi aspettavo. E se devo andare a vedere, secondo me ci sono stati tanti giocatori che hanno dato tanto. E fare nomi diventa brutto perché poi ti scordi sempre qualcuno. Secondo me la forza della Corneto quest'anno è stato il gruppo. Il gruppo si è salvato, per cui è inutile andare a dire un nome piuttosto che un altro. Ci sono state diverse sorprese in positivo. E spero che anche il prossimo anno si possano continuare con questo gruppo per togliersi altre soddisfazioni. Un in bocca al lupo alla squadra juniores che tra poco gioca il play out. Certamente, un in bocca al lupo soprattutto al suo allenatore, a Livio Morelli, che sabato avrà una finale importante. Come prima squadra gli metteremo a disposizione tutto quello che lui vuole in settimana per preparare al meglio la partita. Fare salvarsi anche con la juniores quest'anno sarà un altro miracolo e speriamo di riuscirci. Io credo che le possibilità ci sono tutte, bisogna solamente che i giocatori credano un pochettino più loro stessi e con tutti i problemi che ci sono stati raggiungere la salvezza anche lì e mantenere la categoria elite fino a qualche settimana fa era un miraggio. Se si riesce si può dire solamente bravo all'allenatore e alla società che l'ha supportato. Ringraziamo Attilio Rosati. Prego. Ringraziamo Fabrizio Ercolani. Grazie a voi. La redazione dell'Extra si complimenta con lui e con tutta la squadra per la salvezza appena raggiunta.